Stasera sono pronto. Ma ho fatto tra la cassa e tutto quanto, quindi siamo andati. Cioè, 3 ore hai sbambolato e ora che doveva partire non è partito. Qua adesso vi girate, venite qui tutte e due, va? Oh, ora ti dico, vieni, fai la sigla, vieni a fare la sigla. Vieni, vieni a fare la sigla. Vai. E anche stasera buonasera a tutti. Io ve lo dico sempre peggio, questa la gettiamo dall'altra parte. Stasera doveva essere perfetta, tra la cassa, la preparazione antecedente, era tutto. Niente, 20 minuti prima ci siamo messi, ma anche stasera o dobbiamo cambiare sigla, vuol dire che questa sigla non va più bene. Ogni sera ci deve essere una sigla diversa. Secondo me dobbiamo avere un cambio tutte le sere, perché la noia a noi non piace. Ci vuole un po' di tecnica. Vabbè, dobbiamo perfezionare. Meno male che pochi secondi fa a un certo punto ho detto: ma cosa ci fa la Rai, Mediaset, a noi? Niente! No, no, ci ammazzano proprio. Bene, bene! Allora, è un piacere stare con voi e stasera dovremmo riuscire a starci senza problemi, perché i nostri telefoni dovrebbero farcela, quindi vediamo. Allora, prima di partire e di aprire un argomento, volevo chiarire un concetto, perché ho notato chi di voi mi apre un attimo YouTube? Ho bisogno di YouTube. E ho notato una riflessione su due commenti che a mio avviso è molto interessante e vale la pena confrontarci e comunque esprimere la mia opinione in risposta a queste considerazioni. Allora, il video della diretta di ieri sera. Commenti. Vi anticipo, più volte mi è stato lamentato la difficoltà nella comprensione di questi argomenti e più volte, sin dagli albori, quando la colpa ero io e il mio modo di esprimermi, ho sempre cercato di far comprendere che il problema principale è la non conoscenza. La difficoltà nell'approccio a questi testi, a questi atti e a questo argomento è purtroppo la non conoscenza di tutta una struttura che riguarda il diritto. Testi, legge e anche non, perché si tratta a volte di leggi e decreti piuttosto che di accompagnamenti alla legge, come il diritto commerciale, come il diritto internazionale, che se non se ne ha contezza è difficile poter incastrare quella conoscenza che ci permette poi di avere fluidità nella comprensione. Quindi dal mio canto io ho sempre invitato tutti a prenderne visione personalmente e a studiare in maniera univoca e non unirsi ad un percorso, una spiegazione, un'induzione, perché la legge non è interpretabile, la legge è chiara e quindi nel momento in cui ci fosse un errore nella comprensione, si fa presto poi a notarlo nell'applicazione della stessa. Quindi io posso soltanto continuare ad esporre quella che è la mia esperienza, quella che è la mia applicazione, sperando che dall'altra parte possa essere di input,
come ho sempre detto, per lo studio e la preparazione personale. Quindi non legatevi a me. Possiamo confrontarci, possiamo valutarlo insieme, possiamo discuterne insieme, assolutamente, e sulla logica e il confronto arrivare a un termine. Però chi meglio di me stessa può realmente crearsi uno studio? Ho dato l'esempio e conferma della moltitudine di testi che vanno a dare una lettura ragionata della Costituzione, piuttosto che una condizione per la quale l'applicazione della legge non è interpretabile. Però sono tutte persone che di loro canto hanno scritto un libro e qualcuno deve fare affidamento a questo libro. Ed io sono contro queste cose qui. Io sono per leggere quelli che sono i testi originari e studiare. La comprensione del testo, ho sempre detto, per fortuna a noi, soprattutto fino agli anni 90, forse fino agli anni 85, ci è stata insegnata. E quindi non possiamo esimerci dal comprendere un testo. È l'approccio che fa la differenza. No, non è questo, è quello di ieri sera, la diretta di ieri sera. Eccola qua. Allora, i nostri mezzi sono un po' lenti. Mamma mia, questo è proprio bloccato. Mamma mia. Sono in difficoltà perché il telefonino non va e quindi non riesco a reperire i messaggi. Dammi un po' quello, per favore. Attenzione, se no mi cade tutto. Sono arrivati. Ok, eccolo. Allora. Ammiro il tuo coraggio, però è utile che tu sappia che condivido ciò che ha lamentato la signora. Si percepisce infatti che la tua semantica non è adatta al popolo. Inoltre fai collegamenti di punti che non spieghi, perché sono solo nella tua testa, come se conversassi con te stessa. Allora, user e il resto. Intanto grazie, perché in maniera educata hai dato il tuo parere ed è quello che io apprezzo in un confronto. È giusto che si condivida magari il pensiero di un altro che non sempre può essere in frequenza con quelle che sono le mie dichiarazioni o i miei pensieri, e questo non vuol dire che sia sbagliato. Si percepisce infatti che la tua semantica non è adatta al popolo. Io ho sempre detto di non essere per tutti, ma non mi interessa nemmeno. Il mio volere non è quello di fare l'influencer o comunque di portare avanti un'attività lucrativa nel donare quella che è la mia esperienza. Io mi limito a fare questo. E quindi a mettere in evidenza ciò che nella mia vita ho scelto, che è diverso da quello che si può credere. Quindi non mi devo nemmeno preoccupare di essere per qualcun altro. Io sono quella che sono. E chi si sente nella stessa frequenza e avrà la facilità nella comprensione, continuerà ad ascoltare. Chi ha urticante anche il mio tono di voce andrà altrove. Non c'è nessun obbligo a stare qui.
non devo avere una semantica tale per poter arrivare al popolo, anche perché ho sempre spiegato che questa strada non è per tutti. La difficoltà sta proprio nell'approccio e nella coerenza di questa applicazione, che se non parte dall'interno della nostra vita e abbiamo ancora delle cose da risolvere, sarà sempre più difficile poter applicare quello che è un testo scritto. Fai collegamenti di punti che non spieghi. Più volte ho sottolineato la difficoltà di poter essere lineare nella spiegazione e prolissa nella spiegazione, perché quando lo sono stata il video è stato lunghissimo e non ce lo possiamo permettere né io né voi. Io perché ho tanti punti da toccare, è una materia vastissima, e voi perché se per capire un concetto riassunto dovete starci ore intere, già di video ce ne sono tantissimi, e già lamentate questo, che ci sono tantissimi video da dover vedere, e io tutte le volte vi dico, ma vanno visti, perché in quei video c'è tanto. Se poi per ogni argomento io devo essere lunga, è finita. Non spieghi perché sono solo nella tua testa. Certo, nel momento in cui io so dello studio che ho prodotto per la mia persona e quindi mi è chiaro tutto quello che esprimo, è al momento nella mia testa. Cerco in tutti i modi di farla semplice e di trasferirlo a chi mi ascolta. Ma fino a che dall'altra parte l'interlocutore non ha almeno un minimo di base, rimarrà tutto nella mia testa. Come se conversassi con te stessa. Io non credo che converso con me stessa, perché se fosse così, ad oggi, tantissime persone, nel loro piccolo, non starebbero provando a mettere in pratica la differenza. Vuol dire che qualcosa è arrivato, vuol dire che qualcosa arriva. E a me basta questo. Mi ripeto in questo concetto. Io sono fedele alla risposta che uno dei miei due figli, quando io scelsi di continuare questa strada del trasferimento della mia esperienza di vita, comunicai a loro di questa volontà. E uno dei miei figli mi disse che se almeno ne avessi salvato uno, sarebbe stato abbastanza. Quindi non credo che parlo a me stessa. Consigliare a qualcuno di buttarsi da una montagna anziché buttarsi sempre sotto il treno è classificato come istigazione al suicidio. È Valentina, a Valentina. La mia ironia, che ho sottolineato l'altra sera, molte volte è proprio in virtù dell'assurdità di ciò che stiamo vivendo. E la parafrasi, meglio buttarsi da una montagna che sotto il treno, è fine a se stessa. Non può essere additata come istituzione, anche perché ce n'è ben altro eventualmente da poter dare come prova di istigazione al suicidio. Prima di prendere in esame, cominciare proprio per la difficoltà di quello che è l'argomento, il collegamento, perché inevitabilmente dovremo, spero in due serate, ma probabilmente in tre addirittura, affrontare quello che sto per aprire stasera.
iniziare qui. Avrei piacere che in merito a questa difficoltà di comprensione di questo ostico approccio a materia possano parlare quelle persone che ancora oggi toccano con mano quella difficoltà, ma avendo una base si rendono conto che si può. In questo momento accanto a me ne ho soltanto tre e quindi parleranno tre. No, le testimonianze sono tre, come numero perfetto. No, tutti a testimonianza. In merito al fatto che è difficile, che parlo sola, che non si capisce quello che dico. Quello che di solito dite sempre, però mettetevi qua. Quello che sempre dite, quando vi dicono che io non si capisce quando parlo, che è difficile, non si può fare, che no, è tutto nella mia testa. Non si può fare, basta volere. Ovviamente può sembrare, ma anche per noi, ostico in quanto non è materia di tutti i giorni ovviamente, però lo studio, l'analisi, il fatto di concentrarsi e seguire attentamente quello che è lo scritto con l'ausilio del vocabolario, per cui l'etimologia della parola, del termine, aiuta tantissimo nella comprensione. È chiaro che il tutto non deve essere fatto in maniera superficiale, perché la materia è importante e pregna di significato che ci è lontano, in quanto ormai tutto è stato snaturato, anche l'origine della parola. Però penso che questo studio possa aiutare davvero tantissime persone a comprendere che dietro l'apparenza di ciò che viviamo, che ci viene detto, raccontato, c'è un mondo, e dobbiamo essere noi in primis a conoscere quello che può aiutarci a mettere in atto, in campo, i nostri diritti. Nessuno può farlo per noi, quindi dobbiamo essere noi a metterci in gioco tutti i giorni e ad impegnarci in questo, in tutti i sensi. Non so se detto delle baggianate, non so, mi quello che sentivi di dire, quello hai detto. L'argomento è questo, e quindi quello che sentivi di dire, e hai dato la tua esperienza. Però tutto si può fare, basta volere. Davvero, Valentina è una delle prime persone che ha davvero passato nottate intere per anni a studiare, a discapito di quello che era l'impegno quotidiano, la famiglia, il lavoro, però questi sono i risultati, per cui chi vuole fare può, non ci sono scuse. Grazie. A te. Vieni prima tu o prima Rosanna? Io. No, o prima o dopo, non è che... No, Ross, devi venire vicino al microfono, però. Non posso allungarlo. Allora, alzate la voce. Sì, dal mio punto di vista, come insegna Valentina... No, io non insegno. No, non insegni. Come spieghi? Dai, come spiega Valentina? Una sorpresa, è sempre una sorpresa, perché tu ti fermi a quello che leggi, ma una virgola, un punto, una riflessione in un determinato punto degli articoli o di quello che si vuole spiegare, ti dà poi il concetto di tutto il discorso, di tutto il collegamento. La cosa più interessante è il collegamento fra un articolo e l'altro, non è l'articolo in se stesso. L'articolo in se stesso denuncia i tuoi diritti, ma i collegamenti fra gli articoli è una cosa sorprendente. In quest'ultimo periodo che è stato fatto questo da parte di tutti noi, per me è stato bellissimo. Le ore passano e non ti sembra neanche di studiare una o di leggere una cosa ostica o dura, che hai sempre pensato che non sarebbe mai stata per te. Invece ti si veste un po' alla volta come un vestito, cioè ti coinvolge, e per me è stato veramente bellissimo. Grazie. Visto che sei alta, ora ti allunghi tu.
così. che dire, di Valentina ce n'è una soltanto. No, non è che... Sì, perché la capacità di comprensione, proprietà di termini è proprio invischiata nella materia, suo malgrado a questo punto. È da dire. E non c'è niente di impossibile e è tutto in proporzione a quanto tu vuoi ottenere un risultato, tu vuoi impegnarti nel cambiare te stesso e nel cambiare un pochino tutto ciò che ti circonda, se tutto quello che ti circonda o parte di quello che ti circonda non ti piace. Quindi faticoso, non faticoso, ci sono dei giorni di più, dei giorni meno, dei giorni che riesco ad essere più attenta, dei giorni che come a scuola mi piace salare, non so come si diceva una volta, insomma, non sono stata mai una cima nemmeno, però ho sempre apprezzato e ammirato chi ne sa più di me, chi può arricchire il mio percorso, e quindi ho una grande riconoscenza, perché riconosco il dono, riconosco anche lo sforzo, perché non è sempre semplice anche avere davanti persone che spesso la guardiamo con un occhio, come dire, in che senso stai dicendo questa cosa, perché nonostante ripeta più volte il concetto, a volte ci sfuggono quei collegamenti, proprio perché lei la, come dire, padroneggia la materia. Dopodiché, volere è potere, è una delle frasi che mi sono sempre sentita ripetere, e ognuno come può, per quello che è, per dove si trova, deve poter far qualcosa in questo momento storico. Basta. Ciao. Non però so, io avevo cantato. No, non bastava. Non so a questo punto, perché sono già le 9:38 e sarebbe quasi da apertura microfono. Io, se la serata è quasi andata così. Ora, dover aprire l'argomento per poi fermarci perché è giusto aprire i microfoni, io, se siete d'accordo, ma soprattutto se vi va, apro i microfoni, tutti, e cerchiamo di non accavallarci, come sempre, se vogliamo continuare questo confronto, rimanere su questa linea della valutazione, del sentire, del sentirci, letteralmente. Credo che forse sia iniziata così e così deve andare. E domani magari ci sarà una sorpresa, nel senso che prendendo questo argomento più tempo e dovendo essere molto precisi e attenti nell'ascolto, magari anziché le 9 la diretta di domani sarà alle 7 o alle 6 o alle 4, chi lo sa, vediamo. Quindi io parto, io vi apro il microfono a tutti, anche nel momento in cui ci sono delle domande, ci sono delle esperienze. Siete diversi, quindi datemi il tempo, In caso contrario, se nessuno aprirà il microfono e comunque non ci saranno interventi, a questo punto vi anticiperò di cosa si sta per parlare e poi comunque lo faremo domani, perché è veramente lungo il discorso. Quasi finito. Vai! Siete tutti aperti. Quindi, se qualcuno ha voglia, può aprire il microfono.
per fare il suo intervento. Tutti insieme no. Tutti insieme no, diceva mia sorella. Non siate timidi. Chi è che aveva aperto? Riccardo. Ah, Riccardo! Ormai sei il nostro compagno di fiducia. No, se c'ho qualcosa di stimolante... volentieri. No, io ritengo che se uno non c'ha un movens oppure uno spirito di patriottismo, cioè non puoi combattere le istituzioni di questo tipo qua, che sono preparati da anni. Quindi il fattore stimolo è fondamentale. Cioè, o scegli di intraprendere un percorso, se no non scegli. Quindi sì, è come il discorso dell'associazione che è in atto, o di qua o di là, insomma. Sì, al di là che, cioè, anch'io, non avendo le conoscenze, le competenze, faccio fatica a seguire, però cerco di capire e carpire, dal momento che noi siamo solo corpo e mente. Quindi ognuno fa quello che può, ma soprattutto, come diceva uno di voi, bisogna volere. Questo è il mio breve punto di vista. Concordo assolutamente con tutto, Riccardo, anche per un altro motivo. Il rispetto, io credo che il rispetto sia la prima cosa, e rispettare quella fatica che ognuno di noi può avere nel comprendere ma perché manca una base, porta anche al rispetto di colui che invece mi sta donando quel messaggio. Non l'ho addito come quello matto, folle, che sta parlando con se stesso, piuttosto magari mi rendo conto, soprattutto in virtù dell'applicazione di ciò che mi sta donando nel messaggio verbale, perché poi nell'applicazione pratica me lo fa vedere. E quindi devo essere rispettoso nei miei confronti e nel dirmi mi manca quella conoscenza per poter capire con maggiore facilità di che cosa sta parlando lei. E quindi poi c'è uno scambio di rispetto, perché io capisco dall'altra parte la difficoltà che avete voi. Ecco per quale motivo vi chiedo, ditemi. Fatemi le domande, riparliamone, riprendiamo i messaggi, gli argomenti, le cose che si sono già dette. Io non mi stanco. Io confermo questa tua volontà, e soprattutto userei proprio il termine dell'umiltà nel ringraziare anche delle tue perle, perché, cioè, per quanto io sia nel discorso dell'autodeterminazione da tempo, sono sempre delle perle. Ovviamente, cioè, di fronte a un Golia del genere, devi trovare anche un punto debole, no? Tra virgolette. E io proprio, cioè, al di là del ringraziare, io direi che bisogna mettere l'umiltà, se no non, cioè, non è la strada, insomma. Cioè, è come il discorso della fatica sia mentale che quello di seguirti. Cioè, nel senso, dedicare del tempo, perché giustamente i tuoi 20 minuti, per esempio, non sono 20 minuti. Cioè, e quello di riavvolgere il nastro è vero. Però se non c'è quello stimolo, quella volontà di essere liberi, che alla fine si tratta di quello. Sì. Anche perché qua, cioè, o combatti o vieni sopraffatto. E vieni ucciso letteralmente, perché loro giocano moltissimo su questo punto di vista. Cioè, loro, cioè, nella loro ignoranza e stupidità, loro godono della tua sconfitta, insomma. In più, i deficienti stanno insieme agli ignoranti, quindi in gruppo si sentono ancora di più.
Quindi è fondamentale, cioè, avere persone e anime come voi, insomma, che ci almeno ci danno quella forza e quegli strumenti e che non siamo dispersi, ecco. No, basta, ho già detto troppo. No, 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 assolutamente, mai troppo. Purtroppo devo confermare quella felicità nel godere della nostra distruzione, quella soddisfazione nel vederci in sofferenza. Purtroppo la devo confermare perché l'ho vissuta sulla mia pelle, la viviamo giornalmente e quando io dico che è una strada difficile, perché devi essere capace di guardare oltre, guardarti le spalle, ma anche nelle altre posizioni, mentre stai guardando dritto davanti a te. Ed essere diffidente di tutto e di tutti è perché dall'altra parte c'è questo piacere nel vederci soffrire, nel vederci in difficoltà, nel vederci spegnerci. Finisce con le spalle al muro. Eh sì. La difficoltà cambia quando noi non siamo arrabbiati, noi agiamo nella serenità, nella tranquillità, nella pace e soprattutto senza aver bisogno di urlare. E dall'altra parte comincia ad esserci difficoltà quando accade questo. Quello che ho riassunto nella violenza, praticamente quando alla violenza non vedono corrispondere la stessa parola e allora lì vanno in panne. Addirittura rischiano di sbagliare. Sì, e il bello è che loro sono anche aiutati dai video, cioè potrebbero anche studiare loro, no? Nel senso, però nonostante quello, cioè, c'è poco da fare, sono proprio scelti, come dicono anche altre persone. Ti confermo, Riccardo, che quando leggeremo l'atto che poi tratteremo domani, credetemi, io oggi, non mi vergogno a dirvelo, io oggi ho pianto perché, e lo dico anche agli addetti ai lavori, lo dico anche a voi perché so che comunque vedete tutto, quindi ve lo dico, ho pianto perché mi sembra così impossibile che ci siano questi errori così banali. Io non mi sento una scima, no? Come si dice una scima? Non mi sento così potente. E quindi mi sembra assurdo che ci siano degli errori così banali, così palesi. Non lo so che cosa sta succedendo. Sono sempre cose più strane quelle che stanno accadendo. Quindi lo vedremo insieme. Mi piacerà poi confrontarci anche su questo, una volta studiato. Spero di essere semplice nell'esposizione. Però per dire, no? Questa cosa ve l'anticipo. Quando ho Quando ho dovuto dovuto studiare nello studiare nello specifico. specifico. Ricca, mi torna la voce. Grazie. Quando ho dovuto studiare nello specifico questo atto, ovviamente io poi vado a riprendere quegli articoli ai quali fanno riferimento. Ci sono degli errori e sono stata io ad andare poi ancora più indietro al riferimento al quale loro hanno sottoscritto. Ho trovato un altro testo ufficiale della Gazzetta Ufficiale, dovevo prenderne soltanto una parte e non ce l'ho fatta. Ho scaricato tutto, 290 pagine,
193 pagine. 193 pagine sarebbero bastate 150. E fallo vedere. E questo è il tomo. Il tomo è questo e riguarda la, l'aggiornamento della procedura penale e dell'88. Io invece ho cominciato a leggervi quella originaria del 30. Loro fanno riferimento a questa qui dell'88, quindi è quella già successiva. E avrei dovuto studiare soltanto, fare riferimento soltanto alle prime 100 pagine. E io invece quando ho visto di che cosa trattava tutta questa gazzetta, ho detto la devo scaricare tutta e devo studiarla tutta. Perché? Perché parla anche della disposizione sul processo penale a carico degli imputati minorenni. Che cosa vuol dire questo? Perché vi sto dicendo questo? Perché io capisco che per molti può sembrare che c'è tutto nella mia testa, ma perché effettivamente è talmente tanto ciò che bisogna sapere che o ti piace e allora, come vedete, non smetti mai, anzi sei assetato di voler ancora di più leggere, capire, entrare. Anche se non mi dovrebbe interessare, perché legislazione successiva, io sono partita dalla base, quindi basta così. Però è straordinario, perché si va ancora a ritroso e va ancora di più a darmi la possibilità di mettere i puntini, soprattutto su quello che loro vorrebbero far credere sia altro. E allora... Certo che capisco perché, che per qualcuno è tutto nella mia testa, perché effettivamente o hai questa stessa bramosia di lettura, di conoscenza, oppure è tutto nella mia testa, perché quando io vedo un testo del genere mi si illuminano gli occhi, il cuore, io soprattutto a livello economico, nel senso io sono, lasciamo stare prima di 5 mesi, ma sono 5 mesi che nonostante la difficoltà lavorativa io sto continuando a spendere per la conoscenza. Questa è roba che o la fai perché ce l'hai dentro, oppure è difficile anche trasferirlo. Come faccio io in un'ora, mezz'ora, in piccoli video a parlarvi di un testo che avevo appena cominciato e ho cercato di darvi le cose più importanti di altre 200 pagine e poi ne prendo un altro di altre 200. Cioè, come faccio a dirvelo, a spiegarvelo, a trasferirvelo in mezz'ora? Quando oltre a questo ce ne altri. Io faccio il possibile. Ecco perché poi ognuno dovrebbe fare per sé. Chi voleva intervenire? Ho aperto il microfono anche a chi è entrato successivamente. Ciao. Ciao, ciao Martina. Ciao, siamo da Pisa. Ciao. Ciao, sei qui vicino. Sì, vicino. Fra l'altro ho frequentato Follonica per tanti anni e ho anche parenti a Grosseto. Dai. Infatti spero di riuscire a venirvi a trovare, speriamo insomma di riuscirci prima che sia troppo tardi. Diciamo che la settimana prossima siamo alla conclusione. O in un modo o nell'altro, ormai sapete che siamo allo scadere dei tempi, o per loro o per mia volontà, però vediamo che cosa accade, nel senso io vi ho anticipato che a costo anche del peggio, però io farò delle azioni, quindi mi sembra giusto.
Diciamo che la settimana prossima stranamente arriveranno altre persone, stranamente, diciamo che ci sono delle persone che arrivano la settimana prossima, non solo in virtù della data, ma anche perché energeticamente sentono che dovevano arrivare la prossima settimana. Quindi vi dico la verità, io non so veramente che cosa accada la settimana prossima. Vediamo, sono in attesa anch'io perché il vostro arrivo per me ha un'importanza in questa storia, quindi boh. Bene, bene, ti verranno a sostenere, ma anche Dio ti sosterrà perché sei nel giusto, quindi ti sosterrà. E io ti devo ringraziare, vi devo ringraziare perché voi combattete anche per noi, per me. Quindi, al di là che io non riesca a comprendere proprio tutto, tutto l'argomento. Di cui parli nei video, però sicuramente seguendoti da prima di questo periodo e sapendo anche altre persone che ci informano su materie difficili, sono un pochino meno ignorante, quindi sono ancora molto ignorante, ma un pochino meno, quindi magari certi argomenti riesco a comprenderli meglio. E quindi non mollo, nel senso, non potrò essere al tuo livello, questo assolutamente no, perché non riuscirei a mettermi a studiare 200 pagine di quel genere lì, assolutamente no. Però, ecco, sono meno ignorante e vi devo ringraziare e che Dio vi benedica sempre e vedrai che andrà tutto bene perché siete nel giusto. E non so se riuscirò la prossima settimana o prima che finisca tutto a venirvi a trovare. Spero, non lo so, perché il lavoro mio è un po' particolare. Io faccio assistenza a disabili, a persone anziane, e allontanarmi per me è un po' difficile perché hanno bisogno quasi sempre, anche in momenti non di orario di lavoro, e quindi a volte magari decido che ho voglia di uscire e poi mi chiamano e che faccio? Devo necessariamente dare una mano. Io lotto in questo senso, la mia lotta è questa, cercare di aiutarli perché purtroppo lo Stato li abbandona molto spesso. Quindi io cerco di aiutarli sia fisicamente che spiritualmente ad andare avanti ogni giorno, perché appunto i disabili e gli anziani per lo Stato sono nulla, anzi, finché fanno guadagnare, ok, poi quando non servono più, ciao ciao e arrivederci. Quindi la mia lotta ogni giorno è questa, e con Dio alle mie spalle che mi aiuta, mi sorregge. E quindi questo è anche un po' il legame che ho con voi, insomma, anche a livello spirituale, con te che hai anche nominato spesso la parola di Dio, sulla quale sono molto d'accordo, perfettamente d'accordo. E quindi quello che ti dico di non scoraggiarvi e andate avanti, vi ringrazio per tutti questi mesi, questa insomma, stanchezza che avete messo tutti i giorni. E chissà, magari ci incontreremo lo stesso. Magari cerchiamo di non perderci, anche se a seconda di quello che succederà, magari continua a farci sapere, insomma, come state, eh? Niente, questo. Martina, io ti ringrazio tantissimo e voglio dirti due cose. La prima, sei già ai livelli ai quali bisogna essere, perché nel momento in cui si dà, si dona senza chiedere niente in cambio, sei già arrivata a quei livelli lì. Non bisogna arrivare al mio livello. Ognuno deve arrivare a quel livello di dono senza chiedere niente in cambio. E tu lo fai già perché ciò che fai nella tua vita è un dono. L'altra cosa è non ti devi preoccupare di esserci fisicamente, perché
perché si sente che ci sei, e tu come tante altre persone. L'ho sempre detto, l'energia che voi avete sempre trasmesso non si deve sentire necessariamente a pelle, si sente anche nell'aria, arriva. Siete stati capaci di fare questo, quindi ci siete sempre stati, anche da lontano. Io ho cercato di dirlo sempre. Quindi grazie. Grazie a voi e bah, spero comunque di potervi abbracciare. Anch'io. E preghiamo l'uno per l'uni per gli altri e bravissima. Speriamo vada tutto bene. Sì, sì, sì. Andrà bene. Grazie, ciao. Grazie Martina, grazie ciao. Per il tuo intervento. Ciao, ciao, ciao. C'era chi voleva intervenire? Apro gli altri microfoni, eh. Alessandra Vecerina, non riesco ad aprirti il microfono, mi dispiace tantissimo, non so perché. Io ci sono, eh. Ah, Alessandra, ma sei te che stai parlando ora? Alessandra? Ma è Alessandra Vecerina il no, tuo nome? No, scusa, ho sbagliato, no. No, Ale, tranquilla, non ci mancherebbe, no, perché... No, Ale, no, ho un'Alessandra Vecerina che purtroppo allora, non riesco ad aprire il microfono. Forse ce l'ho fatta. Mi taccio, Vale, vi do una no, bacio, tranquilla. Io sto lavorando, vi sto seguendo. Anche noi. A spizzichi. No, ce l'ho fatta. Ciao, Ale, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao, cara. L'avete tutti il microfono aperto, sono riuscita ad aprirlo a tutti. C'è voluto un po' di più. Per alcuni di voi, però ce l'avete tutti. Non siate timidi! Se avete voglia di intervenire, intervenite! Allora, le mie sorelle stanno dicendo andiamo a letto. Va bene, rispetto assolutamente il vostro silenzio. Ci saranno giorni dove magari vi verrà voglia, anche questo può essere un piccolo passo, no? Se ci pensate bene, aprire un microfono e dire la propria, qualunque essa sia, senza nessun timore sul giudizio altrui, ovviamente non il mio, nessuna considerazione che qualcun altro potrebbe fare su quel vostro intervento. Ecco, a mio avviso, già questo passaggio e superare quello scalino può aiutare molto. È un allenamento, se volete. Sembra banale, ma lo è. Qualcuno ha aperto il microfono? Sì. Ciao. Ciao. Parlo con Fabio. Perché siccome... Ah, ciao Fabio, piacere di conoscerti. Piacere mio. E io seguo un altro percorso, ok? Vi appoggio pienamente, ti seguo da sempre. E condividiamo tutto praticamente. Forse una cosa, una postilla che io non riconosco più lo stato precluso
pignorato da 2 mesi. Ok, vedo che hai già capito. Grande. Bom. Ma vai, andiamo, vai Fabio, andiamo, tranquillo. Andiamo tutti verso una direzione, no? Ok? Sì, sì. Non servono divisioni, punto. Questo stavo dicendo. Concordo con te. In più volevo renderti noto, se non lo sai già, settimana scorsa uno di noi è stato fermato alla frontiera perché aveva la targa falsificata, a dir loro. Hanno sequestrato la macchina, non si sa fino a quando, e però all'uomo vivo non hanno fatto nulla se non trattenerlo per più di 8 ore. Comunque, e adesso si vedranno gli sviluppi. Comunque, sei grande. Sono con voi. Grazie, Fabio. Siamo tutto uno. Grazie, grazie. Siamo tutti uno, tutti uno. Ti ringrazio tantissimo, prima di tutto, di essere intervenuto. Poi per la tua schiettezza e umiltà e poi per il pensiero concorde nel portare avanti lo stesso obiettivo in maniera diversa, però è lo stesso obiettivo, che è quello non rispetto a chi può portare avanti un'idea piuttosto che un'altra, una verità piuttosto che un'altra, ma alla pace, e la pace è intesa anche dentro me stesso. Armonia. Quindi sono concorde con te. E anch'io con voi, noi. Ti ringrazio tantissimo. Buon proseguimento e ci sentiamo. Grazie Fabio, grazie. Buona serata. Grazie. A te. Bene, io direi che abbiamo concluso in maniera particolare e speciale, quindi possiamo, anzi 22.03 perfettamente, e quindi la nostra quasi oretta insieme è passata. Ci vediamo domani per l'apertura di questo argomento, o chissà che non facciamo una diretta di 4 ore, no, col cavolo, no, anche no. E domani vi aggiornerò su come magari procederemo per la diretta, e per il momento io vi auguro buonanotte, vi ringrazio tantissimo perché è stata come sempre, ringrazio le mie sorelle, perché è stata come sempre una serata speciale e nostra, naturale, senza niente di organizzato. Se c'è una cosa che ci viene bene è non organizzare, perché se organizziamo viene male. Buonanotte, grazie a tutti, a domani, grazie, buonanotte. Ciao ciao. Allora. Buonanotte. Però salutati almeno, bravi, grazie, per chi non è intervenuto e saluta. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo, grazie.